Ciao a tutti e bentornati sul canale. Mio Dio, che capelli oggi! Vabbè, non fate caso ai miei capelli. Bentornati, dicevo, sul canale. Benvenuti a chi non è mai stato qui. E oggi facciamo un video haul, diciamo misto. Vi faccio vedere le ultime cose che ho comprato. Come al solito, alcune cose le ho prese in un negozio fisico, altre, ma pochissime, le ho prese su internet. Allora, inizio dall'abbigliamento, ma sono veramente pochissime cose, e poi dopo vi lascio, diciamo, al pezzo più consistente, che è quello di make-up, skincare e varie cose. Allora, sono stata l'altro giorno a un centro commerciale che c'è qui vicino a casa mia, che è la Romanina, per chi fosse di Roma, e ho fatto un paio di acquistini. Allora, il primo ho fatto scorta di calzini e sono andata da Golden Point non sono andata da Calzedonia perché l'ultima volta che sono stata da Calzedonia e mi sono comprata i calzini per l'inverno e non mi è piaciuta la qualità perché mi si sono rovinati in pochissimo tempo e la maggior parte di quelli che ho preso li ho dovuti buttare nell'arco di 2 mesi neanche, quindi voglio dire, siccome quelli di Calzedonia non costano poco, ho detto dico, vabbè, sai che c'è? Non l'avevo mai provato, proviamo Golden Point. Quindi ho preso praticamente questi calzini fatti così, corti, e praticamente la loro promozione è, se tu ne prendi 4, ne hai uno in omaggio. Costano questi 2,50 euro l'uno. Carini, li provo. Allora, li ho presi così, grigi con dei micro puntini gialli, tipo la mia camicia. E poi li ho presi grigi sempre, però con i puntini un po' più grandi sul grigio chiaro. Sembrano bianco, ma sono grigio chiaro. E poi li ho presi grigi, grigio scuro, tinta unita. E neri tinta unita, semplicissimi, questi sono, li puoi mettere dovunque anche con le stringate, e poi li ho presi come quelli grigi neri con i micro pois bianchi, quindi questi praticamente 5 li ho pagati 10 euro perché uno era gratis. Poi sono stata sempre lì alla Romanina, sono stata da Soho, Soho, che è una catena, diciamo, di negozi che si trova qui a Roma. Non so se si trova anche in altre parti d'Italia, sinceramente. Sicuramente hanno un sito internet, non so se hanno lo shop online, però cose carine a prezzi, diciamo, abbastanza modici, insomma. E ho preso questa magliettina qui, nera. Scusate, ma non ho i cartellini perché ho lavato tutto. E tranne i calzini, vabbè, i calzini perché stavo aspettando appunto di farveli vedere, però queste cose le ho lavate perché le volevo utilizzare subito e no, più o meno, insomma, me li ricordo tutti i prezzi. Ovviamente io gli scontrini li butto appena arrivo a casa e non mi ricordo mai, che dico cavolo, ci devo fare il video, perché butti gli scontrini, Simona, perché? Va bene. Quindi ho preso questa magliettina semplicissima nera così, che ha sul fondo, ecco, un po' di pizzo così, perché io queste le sfrutto tanto, diciamo in primavera con una camicetta sopra aperta oppure un semplice giacchetto di pelle, d'inverno le sfrutto molto sotto ai maglioni, quindi ho detto dico sai che c'è, queste le sfrutto e me la prendo, quindi è semplicissima. Questa l'ho pagata 5,99. Poi, sempre lì da Soho, che ormai tutti i negozi di abbigliamento hanno una linea, una parte dedicata al fitness, mi sono presa un paio di pantaloni, di questi qui, diciamo, classici, il tessuto, se si può dire tecnico, e hanno la particolarità, ecco, di avere questo blu azzurro, questo celeste qui di lato, e così non ce li avevo. E questi anche 5,99. E vediamo, ancora non li ho provati, li ho solo lavati. Al lavaggio, diciamo, resistono bene.
Vediamo poi anche alla prova su strada. E poi mi sono presa due di queste canottierine qui, canottierine, sì, una N, canottierine qui, che sempre, diciamo che la mia idea sarebbe di sfruttarle sempre per la palestra, semplicissime, di sfruttarle per la palestra, però ovviamente queste possono essere sfruttate per tutto, cioè. Ripeto, le puoi mettere sotto una camicia, sotto un maglioncino, ci puoi fare quello che vuoi. Mi sembra queste 3,99 e l'ho presa nera e grigia, grigia così, grigio chiaro, perché mi servivano per la palestra. Quindi insomma, semplicissime, niente di che. Ok, quindi questo diciamo è tutto l'abbigliamento, se così possiamo chiamarlo. Passiamo alle cose interessanti. Allora, vi parlo per primo perché l'ho fatto qualche settimana fa, l'ordine che ho fatto su Beauty Bay. Allora, io ero andata sul sito di Beauty Bay perché volevo prendere una tinta labbra di Jeffree Star. Poi ho pensato, dico, oddio, $19. Poi la spedizione, poi una cosa un'altra, dico magari no, magari la prendo un'altra volta quando c'è un periodo un po' migliore, che poi dopo alla fine ho speso di più praticamente, però perlomeno ho preso comunque tre prodotti, non ne ho preso uno solo con quel prezzo lì. E ho voluto provare, allora prima di tutto le tinte queste qui di Gerard Cosmetics. Che è sempre un marchio americano, perché Beauty Bay è un sito. Mi sta venendo il dubbio se sia un sito americano o inglese. Credo che sia inglese, però comunque ha tantissimi marchi anche americani. Gerard Cosmetics credo che sia un marchio americano. E avevo sentito parlare di queste tinte labbra di Gerard Cosmetics che mi incuriosivano molto. Quindi ho preso, si chiamano Hydra Matte, non so se riuscirete mai a leggerlo, ma credo di no, non metterà mai a fuoco. Vabbè, e comunque si chiamano Hydra Matte le tinte, e la mia colorazione è Mile High. E è bello, è un rosa, vedete, molto simile a questa che ho, che non è, adesso che ve la faccio vedere. Parte che hanno un odore, cioè ragazze, di, non lo so, di caramelle, Haribo, una cosa favolosa che si sente anche quando lo metti sulle labbra. E insomma, molto bella, diciamo, adesso ve la swatch magari. È un rosa con una punta di malva, vedete? Ripeto, molto simile a questo che ho, ma diciamo questo è il nude che io preferisco, diciamo come colore, e mi piace molto. Questa l'ho pagata, mi sembra sui dai 10 ai 12 euro. Ora non me lo ricordo, però se andate a vedere sul sito di Beauty Bay comunque ci sono, e ci sono tantissimi colori. Io ovviamente ho preso il più, come posso dire, il più portabile, perché diciamo sono poi questi colori che metto tutti i giorni ovviamente. Molto carina. L'unica cosa che noto, perché è già qualche settimana che ce l'ho, che se viene riapplicata e se ne mettete tanta, cioè se mettete degli strati corposi, tende un po' a sgretolarsi, quindi se magari avete intenzione di comprarle, fate, se volete riapplicarle poi sopra, fate degli strati molto sottili, perché comunque sono consistenti come tinte labbra. Però per il resto, io solo per il profumo, per l'odore, la comprerei. E poi che cos'altro ho preso sul sito? Stavo per finire la mia HD Finish Powder, mi sembra si chiami, quella di NYX nel colore banana. E quindi ho detto, dico, sai che c'è, visto che sono qui sul sito, voglio provare una cipria nuova.
e ho preso questa qui di LA Girl, che si chiama Pro Face High Definition Matte Press Powder. Detto bene? Spero di sì. E non c'era un colore giallino, voi adesso lo vedete, la vedete molto più chiara, però diciamo che tende quasi al rosino dal vivo. Però comunque ho cercato di prendere un colore abbastanza chiaro che riuscisse comunque ad illuminarmi soprattutto la zona sotto agli occhi per poterla usare. Come usavo quella di NYX, cioè facendo un po' di baking, insomma. E devo dire che mi sta piacendo molto, è molto fina, è impalpabile, e mattifica abbastanza, io ripeto, soprattutto nella zona T. Ho una pelle molto molto grassa, quindi è difficile che mi riescano a mattificare le cipre, ma in generale tutti i prodotti. Però diciamo che il suo lavoro lo fa abbastanza bene. Io ho preso la colorazione 601 Fair. Non so se riuscite a vederlo. È veramente molto piccolo, comunque fair, scritto fe fa fire, detto così come magniamo. E niente, vabbè, scadenza 36 mesi, questa mi sembra di averla pagata sui 4 euro, 4,99 euro. Mi sta piacendo molto, qui vedete anche lo specchio, che insomma non vorrei accecarvi, e qui vabbè c'era la spugnetta che io ho tolto perché tanto non mi serve. La uso con la Beauty Blender e mi sta piacendo molto. Probabilmente quando finirò questa ricomprerò quella di NYX, perché anche quella mi piace molto ad un prezzo decente. Ultima cosa che ho preso sul sito di Beauty Bay, e poi vi parlo un po' del sito per chi non lo conoscesse, sempre di LA Girl, ho preso il famosissimo Pro Concealer High Definition Concealer. Ne ho sentito parlare molto bene. L'applicatore non mi fa impazzire come stesura, ma io tanto è giusto per metterlo, perché poi ovviamente lo sfumo sempre con la Beauty Blender. Io ho preso la colorazione Natural, che è 972, perché dal sito, visto che questo correttore ha un sacco di colorazioni, dal sito è un po' difficile beccare la colorazione giusta. Io volevo una colorazione leggermente aranciata da poter mettere sotto al mio correttore, diciamo illuminante, che è il Pro Longwear di MAC. Diciamo che la Natural sembrava quella adatta a me, ed effettivamente è leggermente aranciata, non aranciata quanto avrei voluto, però comunque mi va un pochino ad eliminare le mie occhiaie viola che ho terribili, soprattutto in questo periodo che sono stressatissima. E buono, buono, io lo utilizzo come primo prodotto sotto gli occhi, sulle occhiaie, ovviamente dopo il contorno occhi, la crema contorno occhi. È il primo prodotto che uso, poi sopra vado con il fondotinta e sopra ancora poi vado con l'illuminante, e nonostante ciò non riesco a coprire le occhiaie, ragazzi, io non lo so come fare, cioè le dovrò piallare prima o poi, non lo so. Tanto da qui, dalla scatolina che ho qui sotto con i prodotti, esce un odore, ragazzi, che adesso vi dico. Guardate che capelli terribili, li ho appena lavati, non so veramente come accroccarli. E quindi Pro Concealer di LA Girl, molto consigliato. Ci sono tantissime colorazioni, veramente tante, andate a vedere sul sito. E anche questo sui 5 euro più o meno l'ho comprato. Volevo un attimino parlarvi del sito, giusto per dirvi di Beauty Bay, che è un sito
diciamo abbastanza sicuro, insomma io ho letto le recensioni, poi ne ho sentito parlare da tantissime persone qui su YouTube, e l'unica pecca è che non so se è successo solo a me, che il pacco ci ha messo un'infinità ad arrivare, tipo quasi un mese, e per un pacco che arriva dall'Inghilterra, boh, mi sembra un po' tanto, un po' troppo. Però poi le cose alla fine sono arrivate e per carità. Però insomma, ecco, se uno gli serve una cosa così che vuole comprare al volo, calcolate che ci metterà almeno una ventina di giorni, quindi non vi arriverà proprio all'istante. Per il resto, insomma, se avete pazienza potete tranquillamente acquistare perché è un ottimo sito. Che altro vi faccio vedere? Qualche altro prodottino che ho preso così random che sto provando già da qualche settimana e vorrei, diciamo, mi fa piacere farvelo vedere per consigliarvi. Vabbè, questa la uso da anni perché mi è finita la mia Brow Divine di Nabla e siccome non mi andava di fare un ordine solo per quello, allora ho detto, dico, vabbè, torno al mio vecchio amore, anche se... Perché? Perché? Perché la metti mezza volta e la devi ritemperare? Questa è una cosa che odio. Comunque è la, avrete capito tutte, è la Precision Eyebrow Pencil di Kiko. Io uso la colorazione 02 e mi ci trovo benissimo perché è una matita che mi piace da morire. Mi piace la mina, mi piace la consistenza, mi piace quanto rimane, come rimane, mi piacciono le colorazioni. L'unico problema è che perché Kiko, signor Kiko, un appello che faccio, perché non fate retraibile anche questa invece che temperabile? Perché? E per il resto, insomma, voglio dire, la conoscete tutte, quindi è una matita favolosa, 5,95 euro, e a me piace tantissimo, mi dura molto, e l'unica cosa è che, ecco, faccio mezza sopracciglia e la devo temperare, questa è una cosa che odio. Parte questo. Poi ieri sono passata da Bottega Verde perché avevo finito il mio contorno occhi che usavo. Io avevo il loro Pro Retinolo Plus, una cosa del genere, che anche la commessa quando mi ha detto, dice, perché usi retinolo? Dice, hai 30 anni. Però vi devo dire che a me, o probabilmente ho diciamo il contorno occhi particolarmente secco, però a me è piaciuto molto quello, quindi ho detto, di cos'è che faccio? Vado da Bottega Verde, visto che mi trovavo di strada, e me ne vado a prendere un altro, e volevo provare la linea nuova, la linea splendida, che è fatta apposta per diciamo dai 30 anni in su, vedete, 30 più, e qui infatti sotto c'è scritto età dai 30 ai 40 anni, visto che io ho 30 anni, dico, vabbè, magari provo una cosa più adatta, diciamo, al mio tipo di pelle e magari un po' più leggera, vediamo che effetto fa. Questo contorno occhi l'ho visto da in un video di Federica F, bacio Fede se mai vedrai questo video, e quindi ho deciso di comprarlo, di prenderlo anch'io. Tra l'altro era in sconto, mi sembra al 50%, forse anche di più, e io l'ho pagato 12,99 euro. È un contorno occhi, trattamento occhi antirughe illuminante con estratto di fico d'India di Sicilia e vitamine B5 ed E. Pelle stanca e prime rughe, sicuramente pelle stanca è mio. Allora, il tubicino è fatto così, sono 10 ml e la cosa fighissima, ancora non l'ho provato perché ho gli ultimi goccetti di quello precedente, la cosa fighissima è l'applicatore, praticamente ha questo applicatore morbido in silicone che ovviamente dovrebbe aiutare alla stesura e probabilmente anche al massaggio. Per quanto riguarda l'efficacia e tutto il resto, se volete poi vi aggiornerò più in là, non l'ho ancora provato, quindi vedremo. Ovviamente, essendo malata, potevo entrare da Bottega Verde e prendere solo quello che mi serviva? No, ovviamente no.
perché poi gli dai la tesserina e ti dicono: ah, ma hai il 50% su un secondo prodotto, non vuoi prendere nient'altro? Siccome avevo sentito parlare sempre su YouTube delle tinte labbra di Bottega Verde, ho detto: dico, sai che c'è? Provo una tinta labbra, ce l'ho al 50%, visto che costano sui 15 euro, ho detto comunque la pago 7,50 euro, è buono. E quindi mi sono presa questo rossetto liquido tenuta estrema con olio di rosa bianca e vitamina E, che sarebbero, diciamo, i loro rossetti liquidi, le loro tinte labbra, che è quella che poi indosso oggi. Fa un pochino qui, sto notando perché l'ho messa ieri e oggi, oggi è la seconda volta che la provo. Sto notando che fa un pochino di patina, però diciamo per il momento è abbastanza confortevole. Dovete essere velocissimi a stenderla perché asciuga in un attimo, il colore, questo mi piace tanto, ma è il mio solito colore. Questo è, vediamo se c'è scritto, sì, Pink Velvet Rosa Velluto, e mi incuriosiva molto. Ora la testo qualche altro giorno, ci mangio, ci bevo, vedo com'è, diciamo, su strada, poi nel caso vi faccio sapere perché se mi piace mi voglio andare a prendere anche il rosso, perché hanno un rosso stupendo, veramente ne hanno due di rossi, hanno un rosso classico, fuoco, e un rosso un po' più arranciato, siccome ho parecchie tinte labbra ma non ne ho neanche una rossa, volevo comprarne una rossa, quindi se mi piace, diciamo, me la vado a prendere anche rossa. E se volete ve la faccio vedere anche sbocciata, la metto vicino a quell'altra perché praticamente è quasi identica a quella di Gerard Cosmetics. Anche questa non ha un odore malaccio, una cosa tipo vanigliata. Ed eccola qui. Questa è quella di Bottega Verde e questa è quella di Gerard Cosmetics. Praticamente, non sapendolo, potrebbero tranquillamente essere due dupe. Perché, cioè, visti così, sono due dupe proprio. Sì. Forse quella di Gerard Cosmetics ha leggermente una punta di malva in più. Tende un po' più sul violaceo, adesso che le vedo da qui, sbocciate vicine. Perché in videocamera non è che si vedono tanto bene. Vedete però? Adesso questa si sta anche asciugando. Questa qui è leggermente più violacea e leggermente più scura. Questa è Gerard Cosmetics. E questa qui di Bottega Verde, vedete, è un po' più chiara e ha una punta, proprio punta punta di mattone dentro, ma proprio una puntina. Comunque, insomma, sono molto molto simili. Quindi 7,50 euro al 50% di sconto, vedremo come sarà. Mi devo dare una smossa perché sta avvenendo gigantesco questo video. Al volo la settimana scorsa sono passata da Ticotà perché avevo quasi finito i miei detergenti per il viso e ho preso due detergenti al volo che sto provando tutte e due perché sapete che io alterno ogni giorno, ogni sera un detergente diverso per lo struccaggio serale e nel caso poi vi lascio la schedina del video che riguarda appunto lo struccaggio serale, tutti i prodotti che uso. E quindi ho comprato questo qui di Garnier, che ne avevo sentito parlare molto bene. Io con questa linea qui di Garnier Pure Active mi trovo molto bene. Ho provato tantissimi prodotti, probabilmente quasi tutti, e dallo scrub al detergente e tutto. E questo mi mancava. Ho preso gel struccante purificante adatto a viso e occhi, che io amo, perché ovviamente dopo essermi struccata con acqua micellare, struccante bifasico, ho comunque sempre bisogno di sciacquarmi e di lavarmi con un detergente, e questo posso tranquillamente strofinarlo anche sugli occhi per togliere l'eccesso che non è stato tolto dal bifasico, 2 in 1, strucca e purifica, elimina anche il trucco waterproof, ed è vero, pelli grasse o con imperfezioni, testato dermatologicamente e oftalmologicamente. E mi piace molto, io non lo uso come gel struccante, ma bensì come gel detergente, perché non mi piace struccarmi direttamente con questo. L'ho provato solo un paio di volte, però vi devo dire che mi è piaciuto molto e le recensioni che avevo visto erano veritiere. Non mi piace molto
l'odore, perché ha un odore strano, un odore forte ma non profumato, però insomma per il resto si può passare. Pagato 4 euro, mi sembra di sì. E poi ovviamente, visto che io sia per il viso che per i capelli alterno sempre un prodotto diciamo non bio a un prodotto bio, avevo finito anche il mio detergente bio. La settimana prossima arriverà il video dei prodotti finiti. Stay tuned. Quindi avevo finito anche il mio detergente bio. E ho comprato questo, ho voluto comprare questo sempre da Dicotà, che è una marca che io non avevo mai sentito, Biofilosofy. È certificata ICEA, vegan ok, e questo è un gel detergente viso idratante ed equilibrante, pelli miste impure con aloe vera bio 250 ml. E vi devo dire, questo l'ho usato un po' di più e mi sta piacendo molto. Mi piace la profumazione, mi piace il fatto che è schiumosetto, nel senso che è un gel, però se voi con un po' di acqua strofinate diventa schiumosetto, quindi questo non l'ho provato ancora, ma deve essere ottimo anche con il Clarisonic. E l'odore è l'odore dell'aloe, che a me piace molto. Pagato anche questo sui 4 euro, veramente una stupidaggine. E c'erano anche altre cose al Ticotà, se vi può interessare, di questa linea, e se diciamo siete bio addicted. Visto come mi sta piacendo questo detergente, probabilmente proverò anche le altre cose di questa linea. A me Ticotà piace da morire perché ha dei prodotti e dei marchi che io non trovo da nessun'altra parte, e molto spesso anche bio, che hanno un ottimo, ottimo, ottimo rapporto qualità-prezzo, ragazzi, veramente. Io ho anche lo shampoo che vi ho fatto vedere in un video precedente, se mi sembra sempre video haul, nel caso ve lo linko o ve lo schedo, che è lo shampoo quello dell'Ecos, che io ho comprato al Ticotà, pagato una stupidaggine, un boccione, che poi sto quasi finendo anche quello, e sicuramente lo ricomprerò, che mi piace da morire, cioè veramente io non li trovo da nessun'altra parte questi marchi, quindi veramente, veramente ottimo. Ticotà mi piace molto. Vi dico solo che io ero malata di acqua e sapone, perché io sono malata di questi posti. Da quando mi sono trasferita e ho Ticotà vicino a me, non sono più entrata ad acqua e sapone. E niente, ragazzi, questo video è stato infinito, immenso, ma avevo voglia, come si è potuto vedere, di chiacchierare, di farvi un video sugli ultimi acquistini. E spero che il video vi sia piaciuto. Se fosse così, mettete un bello, un pollicione in su. Tinteggiato, e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video, i prossimi appuntamenti, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!